Salve a tutti, ben ritrovati in un nuovo episodio di Shadow Man. Allora, dall'ultimo episodio in cui ero andato nei canali di lava e avevo raccolto tutte le anime prave, ho registrato una volta e ciò che avevo fatto era stato quello l'andare nel tempio della vita del fuoco Thatcher, perché ricordavo di aver lasciato indietro delle anime dei Govi e le ho presi, ma quel salvataggio, quella registrazione è andata persa, poiché in seguito ad aver preso quei due Govi, che adesso andrò a riprendere, ero tornato nel complesso della macchina per vedere se era cambiato qualcosa. Non è cambiato niente, quindi a sto giro non ci tornerò. Dopodiché, anziché usare l'orsacchietto per tornare indietro, sono arrivato ai percorsi chiusi e ho fatto il grave errore di cercare di far funzionare il treno al contrario. La qualcosa ha mandato in crash il gioco e mi ha fatto perdere quel salvataggio, ma in realtà avevo registrato ben poco. L'unica cosa importante di quel video era che avevo capito che praticamente nella zona dello schermo in basso a destra possiamo vedere all'estrema destra le anime prave che ho attualmente rispetto a quelle totali, e leggermente spostata a sinistra, quel 4 su 4, sono praticamente le anime prave totali di quella zona. Cioè io in questa zona qua, i sentieri dell'ombra, ho raccolto 4 su 4 anime prave disponibili, il che a questo, cioè ci sono arrivato a questo momento del gioco, praticamente alla fine del gioco ci sono arrivato, ma meglio tardi che mai. E quindi qua sappiamo per esempio che ho preso tutte le anime prave disponibili, qua pure, mentre qua ce ne mancano 5, due so già come prenderle, e qua 11, ma non so assolutamente come fare a prenderle, e qua ce ne mancano ben 4. Quindi adesso andrò a prendere quelle due anime prave che già avevo preso precedentemente. Non dovrebbe volerci molto. Dopodiché torneremo nei playgrounds. Ah, qua sotto c'erano due cadeau che devo recuperare. Torneremo nei playgrounds e cercherò di andare un po' avanti. Vediamo un pochino se riuscirò a sbloccare qualche altra porta o passaggio. Bene. Allora, da qui sotto si raggiunge. Intanto voglio un attimo andare a vedere oltre questa zona. Già che sono qua. Qua c'ero già stato o non c'ero ancora stato? Vabbè. Scendiamo qua sotto. C'è dell'ottima lava profonda. Da cui si accede a delle nuove zone. Rompiamo tutti i vasi che si trovano qui sotto e via. Non che ci sia
sia nulla di importante, ma... infatti non c'è assolutamente niente di importante. Bene, 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 bene. Qua teoricamente potrei, con un agile balzo... Ok. Adesso devo farle fuori perché sennò ci rompono le scale. Sulla corda. Via. Ok. Dannazione, dannazione. Perché non mi riesce? Magari forse potrei cercare di saltare direttamente di là. Infatti, corda inutile. Ok. Molto bene. Roba che non ci serve. E di qua arriveremo al nostro tanto agognato labirinto. Pensavate avrei detto Govi, eh? Anche qua la corda in realtà non ci serve e non la userò perché attivando quel pulsante sveglieremo le sister. E in realtà non le voglio svegliare. Anche perché non ci serve la corda per arrivare a dove voglio arrivare. Però qui sotto ci sono altri... ci sono altri... vasi. Non mi ricordo effettivamente se ci fossero dei cadoni. Mi sembra di sì. Sapete che vi dico, non ce la faccio a tenere un pulsante non premuto, e quindi lo premo lo stesso anche se non serve. Voglio usare questo. Morite, 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 morite. Ecco, vedete che conveniva assolutamente venire giù. Ok, adesso possiamo andarcene giù per il buco che c'è al centro, ovvero questo. Bene, 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 bene. E da qui arriveremo al nostro tanto agognato gol. Stavolta sì. Maledette sorelle, quanto mi state antipatiche. E siete anche scarsi. I tizi con la motosega sono molto più forti e fastidiosi. Ok. Andiamo a prendere l'altro Govi. Questo gioco è uno di quei giochi che a conoscerlo semplifica a dismisura, direi. A dismisura.
cartelle che mi fanno laggare l'audio. Allora, dov'è che ero andato? Ero andato di qua. Non ricordo. Proviamo di qua. Sì, qua è la strada giusta. Nulla di importante. Ok, fatto questo, tornerò un po' indietro perché voglio vedere se tipo ero sceso anche in quei punti dove c'erano la lava su cui camminare, i carboni ardenti, chiamiamoli così. E poi andremo nei playgrounds. Qua c'è il mega pulsantone. Sarebbe stato bello se il mega pulsantone avesse aperto una porticina, invece ha aperto una portona gigante. Ok. E qua cosa devo fare? C'era qualcosa. Un altro mega pulsantone. Mezzo mimetizzato. Ok, sì. Ok. Teoricamente potrei tornare di là, ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Anche perché potrebbero esserci dei cadeau che non mi ricordo. No, totalmente inutile. Ok. Aia. Ariaia. E di qua, con questa fantastica vita, scendiamo qua dalla porta di nuovo. Tutta una strada che non serviva assolutamente a niente per arrivare a questo altare. Che ci porta dal Govi. Perché non scivolo inutilmente. Ma non scivolo. Ottimo. E qui dietro ci sono una marea di vasi totalmente inutili. Insomma, inutile. Pardon. Con un po' di risorse. E questi erano i due Govi che ero riuscito a prendere la volta scorsa. Non posso arrampicare qua? Non credo. No. Ce n'è un terzo là in alto, in quella specie di nicchia, ma credo che non lo possa prendere ancora. Penso servirà l'ultimo artefatto, che si chiama, non mi ricordo come, lì dentro. Calabash si chiamava. E sarà all'interno di una di quelle porte da nove simboli, credo. Ora, prima di andare ai playgrounds, voglio tornare. Ecco, qua da qua si usa il calabash e penso si accede a quel altro ultimo Govi là in alto. Però qua, se guardiamo l'orsacchiotto, se mi riesce di arrivarci innanzitutto, vediamo che qui sono 8 su 11, due ne ho presi, uno è là, ne mancano due all'appello. Ne mancano due all'appello e quindi prima di andarmene voglio tornare un po' dietro a vedere che di non aver dimenticato qualcosa. Thank you.
sotto, ma li avrò presi tutti. Ci saranno sicuramente dei cadeau. Andiamo giù di qua. Ci sarò passato di qua. Io dico di no, non ci sono passato. O sì, o no. O non lo so. Sinceramente non mi ricordo. Direi proprio di no. Direi proprio di no. Maledizione. Muori. Dannate mummie fluttuanti. Saliamo. Di nuovo? Ma perché devo combattere? Ah, è una di quelle rosse, tra l'altro. Ma ce n'è? Ce n'è più di una? No. Non puoi vincere, ho il terreno più alto. Infatti sei morta. Oh, della bellissima luce violetta. Indi per cui dall'altro lato si otterrà l'altro Gobi. Ok, allora andiamo di là. Con di là intendo... Ma prima vediamo quei vasi lì. Che non contengano dei fantastici cadeau come infatti è. Ops. Santin che attiverà le sorelle al solito. No. Ah, ecco, infatti mi pareva. Ma io mi domando, ma se ho tutti e tre i tatuaggi, perché devono ancora stufarmi ste sorelle? Sarò quello della profezia? No, devono ancora darmi fastidio. Aia. Per prendere un coso di vita ne perdo 4 o 5, è un classico. Devo vedere cosa c'è in cima. Non c'è niente. Ho rischiato. E arriviamo anche al Goli. Ma niente simbolo. Allora, attenzione, adesso qui ce ne mancherà uno, che è quello là in cima che si prende, credo,
anzi sono pressoché sicuro, si prenderà solo con quell'ennesimo artefatto, il Calabash. Qua ne manca uno. Qua c'era una pozza di lava profonda, effettivamente. Sarebbe da andare a controllare. Qui va usato il calabash e dovrei tornare qui, assolutamente. Ma prima voglio tornare un po' indietro ancora. Non era di qua però, eh. Secondo me non era di qua. C'è la rompiscatole. Diamo un'occhiata qui dentro. No, non serve, non serve perché... Ok, allora, sono andato di là. Dunque, andiamo ai playgrounds, alle sale da gioco. Prima andiamo al Tempio della Profezia. Potrei andare qua a vedere in quella pozza. Ce ne manca solo uno. O quantomeno vedere, cercare di capire dove potrebbe essere il Govi mancante. Tornando indietro di qua. Simpatici martelli. Adesso qua devo per forza usarlo, maledizione. Ok, giusto proprio così. Bene. Ok. Qua si torna indietro, quindi un attimo. Devo solo vedere. Qua c'era una scorciatoia. Questo praticissimo altarino, molto utile e pratico. E ok, le dannate sorelle maledette. In realtà non è di qua che volevo andare io, in realtà siamo qua di tipo. Vabbè. Perché di qua in realtà non si va dove volevo andare. Perché in realtà io volevo andare tipo qua. Cioè voglio andare a dove si prendono i tatuaggi. Quindi qua dovrei più o meno arrivarci.
Allora, calma. Quanti sono qua? Bene, 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 bene. Allora. Perché come ho detto, mi ricordavo che qua c'era una piccola pozza di lava profonda. Dovrebbe essere. Adesso vedo quel vaso e mi viene da pensare. L'avrò preso. Ci sarà un cadeau magari che ho dimenticato. In realtà non c'è proprio niente. Vabbè, un po' di vita. Non fa mai male. Quindi andiamo giù per terra, cadiamo totalmente. Ci riarrampichiamo. Bene. E adesso di qua. Qui sotto. Ci sono le solite sorelle noiose. Queste da girare comunque. Bene. Da quel lato lì, ok. Bene. Dovrebbe essere dal lato giusto. L'ho spostato di nuovo perché sennò. No, l'ho spostato di nuovo. No, dannazione, dannazione. Ok, non schiacciamo di nuovo tasti a caso. Bene. Allora. Non c'è niente. Purtroppo sto gioco è fatto così. Richiede di ritornare nelle zone già visitate. Qua avevo fatto assolutamente ogni cosa. Mi domando come sia possibile che. Tra l'altro mi sa che queste palle di fuoco non ci fanno assolutamente più niente. Perché grazie ai nostri tatuaggi siamo totalmente immuni al fuoco, ragazzi. Ok. Guardate quante sono. Siamo immuni al fuoco, ma non ai frizzi energetici.
ci posso arrivare sicuramente di là. Ok. Al pelissimo. Ma lì mi sa che mi conviene arrivare in fondo e poi saltare indietro. Ma infatti. Che poi perché ho fatto sta cosa che è assolutamente inutile? Ma non lo so manco io, giusto per gradire. Allora, quella lì è una scorciatoia se non mi ricordo male, e di qua si va avanti invece. Forse, o forse il contrario, no, no, è giusto. È giusto. Dove si andava di qua? Dove si andava di qua? Tanto so che la strada giusta è questa qua. Aia. Ah, ecco qua. No. Pensavo ci fosse un'altra di quelle pedane. Ok. Ma se pigliamo la vasta vita. Ok, non prendiamo la vasta vita. Ok, l'ha preso tutto. Questi che bei ricordi. Abbiamo dei spediti. Ok. Possiamo ancora. Possiamo perdere queste tipe noiose, fastidiose che non ne posso più. Geronimo. Sì, mi pare di aver preso tutto qua. Non ce n'ho voglia. Non ce ne ho voglia. Ah, questa è una brutta cosa. Questa è una brutta cosa. Perché a sto punto dov'è che è che si passava? Ah, dannazione, dannazione. Non mi ricordo come far arrivare lassù. Porca miseria. Eppure ci deve essere il metodo, il modo, la giusta maniera. Però non era di qua. O sì. Dovrebbe essere una porta tipo da queste parti, tipo quella là potrebbe essere, che porta direttamente a... esatto,
dove volevo arrivare, cioè qui dentro, qui sotto. Ma non c'è assolutamente niente, ragazzi. E allora c'è qualcosa che non mi torna, perché qui dovrebbe esserci un un'anima prava. Mi sono perso qualcosa. Mi sono perso per forza di cose qualcosa. Andiamo a saltare di qua. Qua si torna indietro, credo. Dove può essere l'anima prava mancante? Che tra l'altro non è che sia così enorme sto posto. Non è enorme. Sotto l'avevo presa. Qui. Qui una bella domanda. Qui c'era un'anima prava, ma l'ho presa. E di là. Non lo so. Non lo so. Ne manca una all'appello. Ah. Forse c'era una pedana di, con quei cavolo di... Sempre quell'artefatto ultimo. Eccola qua, infatti. Ok, quindi sì, si troverà qui sotto. Infatti. Niente, quindi anche qua nulla di fatto. Nulla di fatto perché ci serve l'artefatto. Bella rima. Ok, quindi possiamo andarcene. Quindi possiamo andarcene. E andarcene nei playgrounds. 40. Andiamo nei playgrounds. Vediamo che cosa ci aspetta. Sicuramente niente di buono.